In questa seconda domenica di Avvento ascoltiamo da Giovanni un suo invito che sembra quasi quasi una minaccia. Il Cristo, quando verrà, porterà un battesimo nuovo, perché lui battezzerà in Spirito Santo e fuoco. L'immagine del fuoco è tanto cara al messaggio biblico, basti pensare alla valle della Geena, dove venivano bruciati i rifiuti urbani di Gerusalemme, o dove avvenivano anche dei riti macabri pagani. Ma il fuoco indica la presenza di Dio, in modo particolare lo Spirito Santo viene raffigurato e rappresentato da questa immagine. Pertanto lo Spirito del Signore viene rappresentato attraverso il fuoco, perché il fuoco è un'immagine che dice calore, dice presenza, ma allo stesso tempo un calore, una presenza, ma anche allo stesso tempo energia, che è presente nel corpo dell'uomo, ma allo stesso tempo è distante. Così è Dio. Dio è presente in noi, è in un certo senso immanente, cioè dentro di noi, ma anche ci trascende, perché è altro da noi. Questo facilita tutto un cammino, perché il cuore dell'uomo non è destinato a rimanere così come esso è. In virtù della fede e dei sacramenti, nel cuore dell'uomo viene gettato un seme, il fuoco dello Spirito Santo, per cui noi diventiamo a immagine di Cristo. Dentro di noi c'è questo seme della parola di Dio che deve crescere sempre di più. Pertanto ciascuno di noi, grazie alla fede e in virtù delle opere buone, cioè le virtù, le opere di carità, è chiamato a diventare sempre più grande per raggiungere l'altezza, l'ampiezza, la profondità e la larghezza dell'amore di Cristo, per raggiungere i suoi stessi sentimenti. In effetti, la pienezza a cui il Signore ci chiama non è quella divina. Noi non siamo chiamati a diventare e ad essere Dio, noi siamo chiamati a diventare e a essere uomini, ad essere persone, a immagine di Cristo, uomo perfetto, e Lui il modello di vita, è Lui la forza che ci spinge ad andare avanti. E allora il fuoco che abita dentro di noi, grazie al battesimo, per cui il battesimo del Signore, a differenza del battesimo di Giovanni, non è solamente di una penitenza esterna a noi, come se fosse una sorta di conversione di morale, di comportamenti. La differenza è sostanziale nel battesimo di Gesù, perché la penitenza diventa interiore. La parola penitenza significa conversione, pertanto Gesù viene a cambiare radicalmente il cuore dell'uomo, lo converte nella mente, nel cuore e nell'esistenza. Questo è il fuoco nuovo, è il fuoco dello Spirito che dentro di noi abita e che ci rende appassionati di Cristo, afferrati dal suo amore, per cui dentro di noi viene ad abitare l'amore di Dio. Per questo San Paolo dice: tutto posso in colui che mi dà la forza, perché l'amore di Dio ci spinge a una carità tutta prova, così come hanno fatto i santi, come hanno fatto i profeti, come ha fatto lo stesso Gesù, come ha fatto la Vergine Maria. Per cui per il cristiano ciò che è impossibile diventa possibile in virtù del fuoco dell'amore, del fuoco dello Spirito, di questa grazia creata dentro di noi, che fa sì che noi possiamo essere luce del mondo e sale della terra. Con la nostra testimonianza, con il nostro buon esempio, ma anche con la parola, cerchiamo di infiammare l'ambiente in cui noi ci troviamo con l'amore di Cristo.